qui con Ilaria Nucara della Polisportiva Carugate. Una gran partita oggi e una vittoria importantissima. La squadra ha davvero giocato bene sia nel primo tempo che nel secondo. Avete anche saputo soffrire. Cosa ne pensi tu della prestazione? Allora, abbiamo fatto una bellissima prestazione. Ci abbiamo creduto comunque fino in fondo con la compattezza di squadra, e anche perché comunque dall'altra parte incontravamo una squadra molto forte. Tanto è vero che comunque ha perso solo una partita all'inizio del campionato, quindi comunque ha dato continuità alle loro vittorie. Quindi sicuramente non era una partita facilissima, però ci abbiamo creduto fino alla fine e questo è stato il risultato. Sicuramente il calcio è un po' un terno al lotto, diciamo, però l'importante è crederci sempre e in questa partita ci abbiamo creduto. Ci sono stati tanti episodi da un lato e dall'altro, avete avuto anche un po' di fortuna sul finale quando hanno preso una bellissima traversa con un tiro da fuori. La tua prestazione però diciamo che ha determinato in positivo la partita della squadra. Cosa ne pensi? No, nel senso che la mia prestazione è dovuta grazie ai miei compagni di squadra, quindi non è stato del singolo ma di squadra. È sempre stato di squadra, se una persona gioca bene è grazie a tutto questo, quindi è tutta una catena che gira. Adesso avete vinto contro la prima classifica, siete al terzo posto e vi proiettate automaticamente verso le prime due posizioni. Quali sono adesso le vostre ambizioni per il futuro? Giochiamo partita per partita, questo comunque è quello che cerchiamo di fare per non andare troppo oltre, nel senso che il campionato è ancora tutto aperto, ci sono tante squadre da incontrare. Certo, l'obiettivo sarebbe quello di arrivare tra i primi due postazioni e ci crediamo, però cerchiamo di giocare partita per partita, che è meglio, ci dobbiamo concentrare ogni partita. Grazie mille, bocca al lupo. Crepi e viva il lupo.